Oggi vi parlo della profezia richiesta al cielo e che fu mantenuta. Dobbiamo andare al lontano 1917, quando cominciarono il 13 di maggio le apparizioni di una signora a Tre Pastorelli a Fatima. A un certo punto ci fu la richiesta precisa di un segno. Il sacerdote del luogo chiese di dire a Nostra Signora di dare un segno. Quando fu chiesto a Gesù Cristo dai suoi concittadini di dare un segno, Gesù disse che avrebbero avuto solo il segno di Giona. Quindi un segno ci sarebbe stato. Vediamo un po' fino a che punto questo segno chiesto ai Tre Pastorelli di Fatima e che si rivelò in questo segno che sarebbe stato dato esattamente il 13 di ottobre di quel 1917. Un grande segno nel sole. Si sarebbe visto in cielo, insomma, un sole che richiamasse quello che già si era manifestato nel cielo in un modo splendente a Saulo quando stava andando a Damasco con tanto di carta di crediti per imprigionare i cristiani e condurli poi a morte. Il 25 di gennaio ciò è celebrato dalla Chiesa Cattolica nella conversione di Saulo. Saulo di Tarso vide questo sole splendente in cielo e il cavallo stesso che stava cavalcando lo vide, si imbizzarrì e cadde dal cavallo, accecato per tanta luce, e una voce disse a Saulo: Saulo, Saulo, perché mi perseguiti? Ecco, il segno fu nel segno di quanto mutò un nemico acerrimo del primo cristianesimo, Saulo, che andava a imprigionare i cristiani a Damasco, e mutò quel cavallo selvaggio, imbizzarrito, accecato da quel sole apparente, in quell'anno presumibilmente 38 dopo Cristo, tanto che una cosa che la Chiesa Cattolica celebra il 25 gennaio, riferita proprio all'anno 38, è in un certo senso quel segno importantissimo, l'unico che sarebbe stato dato. Ebbene, questo segno richiesto ai Tre Pastorelli fu che sarebbe apparso di nuovo un sole splendente nel cielo. Fu tanta la
rinomanza di questo annunciato segno che quel giorno si radunarono grandi folle lì per assistere a Cova di Iria la manifestazione di questo segno. Era una giornata di pioggia, tutti rimasero inzuppati mentre pioveva. Altro che segno del sole in quella giornata così piovosa e con il cielo così pieno di nuvole. Ma al punto in cui doveva accadere, ecco che la pioggia cessa, le nuvole sono perforate da un sole che appare in un modo straordinario a tutti i presenti. Sembra avvicinarsi sulla terra, ma poi non raggiunge la terra, rimane lì in cielo, ma è lì che danza. 70.000 persone che fossero in attesa oppure ignare di questo segno nella zona di Fatima videro questo fenomeno naturale. Non era una impressione, una opera di illusione indotta in chi attendeva quel segno. Perfino persone che nulla sapevano di quel segno, stranieri che passavano per caso in quel luogo, perfino essi lo videro e ne rimasero sbalorditi, folgorati. Se osserviamo tutto il miracolo di Fatima, che ha avuto inizio il 13 maggio dell'anno 1917 e si è concluso al 13 ottobre 1917, affidando il calcolo alla distanza che ti dice il computer che esistono in giorni dal 13 maggio al 13 ottobre, vedete che ci sono esattamente i 153 giorni della pesca miracolosa dei 153 grossi pesci che è descritta nel Vangelo di Giovanni nell'ultimo dei capitoli. È detto in quel capitolo che Giovanni sarebbe rimasto fino al ritorno di Cristo. E infatti tutto questo che accade, questi grossi pesci della pesca miracolosa, sono proprio i giorni delle apparizioni di Fatima cadenzate, sempre il 13 di ogni mese, il 13 maggio, la prima, la seconda giugno, la terza luglio, la quarta agosto, la quinta settembre, la sesta ottobre. Tutto il lavoro divino in sei mesi e l'ultimo giorno, quello conclusivo, il segno proprio del miracolo del sole che era stato preannunciato e che è accaduto come io vi ho descritto. La radice quadrata della data di domani, che è l'anno 2016, virgola, mese 10, giorno 13, porta a 44, che è il valore 1, quando è composto dallo spazio-tempo nella presenza, per come questi valori sono formati. Lo spazio è fatto
da quattro dimensioni reali, tre di spazio, una di tempo. La presenza è fatta da 10 unità, che sono 10 come numeratore più 1 tempo posto denominatore, quindi sono 11. 4 volte 11 è l'unità espressa in valori uguali e distinti, in componenti. 1 espresso in componenti assume il numero 44. Le quattro cifre che vengono dopo sono le quattro dimensioni reali che in 10 sono il ciclo della realtà. Nel 9 sono tutto il movimento del ciclo intero quando è 1. Quindi 9.010 decimillesimi sono il 9.000, tutto il movimento della massa 1.000. E il 10 è il ciclo 10 in avanzamento. Poi c'è 166. Ma noi possiamo considerare, anziché 10 e poi 166, possiamo considerare 101. 101 alla dimensione del 100 sommato a 1 indica proprio tutto il valore assoluto 100, l'energia data da 10 per 10, più il valore unitario di quel 100. E quindi anche 101 è proprio il valore unitario. In tutto il suo movimento 100. 66 è tutta l'energia. Quando consideriamo 9 che viene dopo, 9 è tutto il movimento unitario a quella dimensione. Che dimensione è? Basta contare le cifre. La 9 è la cifra 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Quindi, vedete, è la dimensione della luce. Tutto il movimento 9 di un fronte 3x3 ha la dimensione della luce. Il 22 che segue è il valore unitario dell'energia 66, ossia è l'energia 66 che è un 11 che si attiva in tutti e sei i versi, che si scompone soltanto nelle tre direzioni fondamentali X, Y e Z. E il 66 dato da un 11 che si ritrova su tutti e sei i versi diventa un 11 che va solo avanti e indietro in ogni componente dello spazio. Il 75 che viene dopo indica proprio il valore dello spazio relativo al 100, perché il valore del tempo è un quarto di 100 ed è 25. Il 75 è tre movimenti del 25. Per cui, come vedete, il valore del potenziale di domani io l'ho espresso in un numero piuttosto lungo per mostrarvi come a tutte le dimensioni sia un valore molto unitario, a esprimere proprio l'unità del movimento sia del 10 nel 100, sia di tutto il 100, sia di tutta l'energia 66, sia di tutto l'uno in quel 9, e poi espresso il tutto di nuovo, però su una linea sola, quindi 22, 75, eccetera. Quando andiamo a considerare la distanza che passano dal giorno di domani
al giorno in cui io ho calcolato esiste il ribaltamento dell'asse terrestre e quindi praticamente la fine del mondo, vediamo che domani ci sono esattamente 11 secoli, uno più un anno, un mese, un giorno. È proprio l'unità che in 11 secoli sono i 10 che esistono di spazio e quell'uno di tempo che nel complesso forma la totalità della presenza di 10 unità. Nel 100, che è il valore assoluto. Quando noi abbiamo 2 anni, abbiamo un anno posto in principio che si muove esattamente di 1 e quindi esprimiamo di nuovo quell'11 che avevamo prima, ma proprio come il movimento 1 di 1. E quando scendiamo nel valore interno all'anno dato dal mese, è un mese. Quando entriamo a livello del giorno, è un giorno. Per cui la distanza che c'è domani dalla fine del mondo è in un modo sbalorditivo unitaria nel segno proprio di un valore unitario. Il potenziale che esiste alla data della fine del mondo, esso pure è dato dalla radice quadrata dell'anno 3118,11 perché è novembre, 14 perché è il giorno 14. E vedete, si sviluppa in modo totalmente intero. Perché? Mentre in quest'anno noi abbiamo raggiunto il 44, che è la dimensione 4 della realtà in tutto il suo avanzamento, quando il 4 diventa 5, esprime tutto il movimento in avanti che esiste nel ciclo 10. Non sono le 4 dimensioni della realtà, sono le 5 che portano praticamente in una circonferenza che sia lunga 10 al punto diametralmente opposto. Quindi è tutto il moto nell'universo. Visto che sono 5 dimensioni, e sono tutte, possiamo immaginarle, le 4, i 4 versi che esistono nel piano frontale, più un verso uguale a ciascuno di quei 4, che porta i dati verso l'osservatore che si ritrova in avanti. Per cui con 5 dimensioni noi rappresentiamo tutto. Le 4 dimensioni in versi che formano un piano a 2 direzioni e la direzione a verso unico che porta le 4 verso l'osservatore. Quando queste 5 componenti valgono tutte 5 10 unità, ossia 11, 5 moltiplicato per 11, 55, raggiunge il valore totale. E quindi vedete che per comporre il valore totale della fine del tempo occorre che il 44, che è intero e unitario ora, a livello di realtà, diventi 55, diventi un 11 in più. Quando noi abbiamo 84 e seguito da uno 0, quell'84 è un valore totale, proprio che troviamo espresso in Bibbia, quando andiamo a trovare il valore dei due gemelli, ognuno dei quali valeva 42. 42 più 42, 84. Ma 84, se lo osserviamo in relazione a 100, è un 100 meno 16. Vedete, 16 praticamente è il piano 4x4,
che esiste come piano. E se noi prendiamo un contenuto totale che è 100 e togliamo il contenuto 16 del piano 4x4 o se volete di un piano il cui lato è 8, abbiamo come risultato che 100 meno 16 diventa 84 ed è tutto il movimento unilaterale. 84. Come 5 avevamo tutto l'avanzamento elettromagnetico, 84 è tutto l'avanzamento del piano che ha due lati 8 e 8. Poi vengono la dimensione 111 espressa tutta nel valore 5. 5 volte non più per 10, ma cioè non più per 11, ma per 111. E 157 è proprio quel valore che corrisponde in modo alfabetico al valore dello Spirito Santo, ma che di fatto nei numeri è esattamente la quantità di minuti primi e secondi che esistono in ogni anno e che moltiplicati per 157 formano un giorno intero. Infatti, i minuti primi e secondi e terzi che esistono dentro un anno siderale sono 549,54. Ebbene, 549,54 per 157 forma il numero di 86.400, che sono tutti i minuti secondi che esistono in un giorno. Per cui vedete che per ottenere il valore della fine del tempo bisogna proprio arrivare al valore che è quello intero. Quando noi siamo al 44, quello non è ancora il valore intero, perché tutto il movimento in avanti nel ciclo 10 è 5. Noi siamo però nell'interezza della realtà. La realtà ha quattro dimensioni. Quindi domani noi siamo nella pienezza della realtà, ma non nella pienezza di tutto l'avanzamento elettromagnetico. La pienezza di tutto l'avanzamento elettromagnetico c'è quando la linea vale 55, quel numero lì, perché questo è il valore intero in linea. 55 l'abbiamo visto, tutto l'avanzamento 5 che riguarda la presenza di 10 unità, poi c'è un 1000 che se togliamo 160, ossia un piano al lato 80 uno e 80 l'altro, per cui è 160, 1000 meno 160 rivela tutta la lunghezza che è 840. Quei 3-5 messi in fila riguardano proprio il modello 111 su tre dimensioni, quindi non più 11 ma 111, che esistono alla dimensione 5, che è tutta quanta. Il 157 entra nella dimensione dei minuti primi, secondi e terzi che esistono in un anno e li calcola in un 157 che moltiplicato per quel tempo porta esattamente a un giorno intero. Come vedete, il valore della fine del tempo, che è quella data del 3118,1114, è un valore che corrisponde in linea a un valore assolutamente totale, mentre invece ora siamo ancora a livello di una realtà in movimento e il numero di domani è altamente significativo.
di conseguenza vedremo che cosa domani accadrà come segno di questo miracolo del sole, cioè di questa cosa grandiosa che entra in scena e mostra quello che corrisponde al numero 7, perché i 13 sono stati 6 mese dopo mese. Manca il settimo, quello di Dio, e Dio è assoluto nel 100. Nel 99 è proprio il valore che l'islamismo dà a tutti i nomi di Allah, che sono 100-1. Quindi vedete, siamo proprio alla pienezza di un miracolo del sole che venga come numero 7 e sia il segno del sabato di Dio.